Vi starete chiedendo che cosa ho fatto oggi, in questa splendida domenica. Beh, oggi ho spaccato Rathalos. E basta, è quello che ho fatto di produttivo in questa giornata. Adesso puoi iniziare il weekly. È lunedì. E sto per registrare Sinner. Sarà il finale? Boh. Ho fatto anche un time lapse di un video che però non voglio montare. Dopo 2 ore mollo qui. Cioè, ma stiamo scherzando? Mi ritiro. Oh, scusate, siete dietro il caffè. Ciao. Oggi finalmente. Finalmente arriva la sedia che ho comprato a maggio. In teoria, perché già Bartolini ha tirato il culo indietro, doveva arrivare tra le 10 e le 2, e invece arriverà forse tra le 15 e le 17. Quindi, stay tuned. Aspettiamo assieme, dai. È emozionante avere un selfie stick in doccia. Stavo montando un video quando ha suonato il campanello. Prima di tutto dovete sapere che noi nerd passiamo tutto il giorno seduti alla scrivania a giocare al PC o sul divano a giocare alle console, insomma ai videogiochi. Per questo motivo selezioniamo dei sedili di un certo rilievo per riposarci. Se vedete qualcuno invece che è in forma, che sta bene e che non ha problemi di nessun tipo, è solamente un poser. Ho scelto di cambiare la mia sedia perché è iniziato ad arrancare, infatti qua ha perso svariati pezzi, qui pure. E allora, a maggio ho ordinato la sedia nuova. Quindi, per quanto uno cerchi di rimanere un ciccione di merda e non fare fatica, se non facendo fatica con quell'affare lì, basta ordinare una sedia nuova e cercare di portarla di sopra per poter morire. Sono a pezzi. Montiamola! I suoi occhi frecciano da una parte all'altra, ma di discosso il testone tuffato. Ma questo non è un time lapse. Tada! Finalmente una sedia che mi lascia le spalle libere. Oddio mio, sono comodissimo. Fatica incredibile montarla, ma bella, bella comoda. Bella comoda. Come mai ho scelto questa sedia qui? Ho cercato su Google la miglior sedia da gaming e l'ho comprata. Fine della storia. Così ho fatto. Ho optato per il tessuto al posto della pelle, che però non mi farà caldo al culo, ma attira i peli di Sif come fosse Natale. Perfetto. Ed ora usciamo bestione. Eh? E continuiamo a montare questo infernale video. Voglio morire. Anche lui. In quest'estate mi sono preso bene a farmi il caffè freddo. Sono sicuro che in un qualche modo fa molto più male del caffè normale. Da qualche parte è sempre così. Però cazzo che buono, ci ficco dentro anche il caramello. Oggi è arrivato un PC che devo recensire, ovviamente in mezzo ad un disordine micidiale, solo che è protetto da una password e ancora non posso recensirlo. Ma ci sarà un video dedicato, probabilmente parte di questo weekly sarà dedicato a quello. Insomma, adesso devo ancora decidere come modificare la cosa, come creare la cosa, ma se riesco a fare quello che ho in mente viene fuori un video micidiale che... Niente, volevo tirarmela un pochino. Qualcuno vuole delle matite? Sono qui, non le ho neanche buttate via. Matite, no? Scusate. Sto scaricando un po' di giochini sul portatile, ho fatto i check-in e sono pronto a partire domani, perché in realtà oggi non devo andare da nessuna parte, se non a portare Sif dai miei, perché purtroppo domani nessuno potrebbe essere a casa con lui, vero? Vero? Quindi nulla, la giornata di domani stavo pensando di trasformarla nel video dedicato al PC. Domani andrò a provare Borderlands 3 a Londra, quindi farò un video da lì con una telecamera dedicata che ho, la mia vecchia telecamera da vlog. Vorrei fare un lavoro bellino, nel senso che faccio un bel vlog d'anteprima. Anzi no, mi spiego meglio, faccio un vlog per parlare del PC, me lo porto in giro e lo provo, perché essendo un portatile bisogna fare tutti i test del caso. Quindi farò una giornata con quel portatile, un po' alla Galeazzi, solo che Galeazzi dei poveri. E in più
proverò finalmente Borderlands 3 per bene e farò un video anteprima, ma non col divano, direttamente da lì. Ho già chiesto, mi ha detto che posso e quindi posso. Sì, però c'erano i miei piedi. Secondo te devo andare in macchina? Andiamo in macchina? Andiamo, dai, vieni, su, dai. Cazzo, c'hai il fiatone per quanto hai ululato. Stai tranquillo, su. E che cos'è? Sei in macchina, sei felice? Dai che ti accendo l'aria, che fa caldo. Mi dà un senso di vuoto essere a casa senza Sif. Mi sento solo. Non mi guardate. Quest'oggi mi è stato prestato questo fantastico laptop. Oggi monterò il video di Borderlands che vorrei far uscire domani, ma prima vorrei smontare e pulire il Mac perché dentro mi sa che c'ha 2 o 3 Sif. E come vediamo è pieno di polvere, ma noto anche un rigonfiamento nelle batterie non normale. Merda. Senza paura mi sono messo comunque a montare il video, spero di finirlo perché dovrebbe uscire domani e poi corro in assistenza a cercare di farmi sistemare questo gonfiore di batterie. Il video va bene, io adesso sono arrivato alla nave de Vero, sto portando il Mac sperando che mi trovi in un buco. Purtroppo via telefono non me lo potevano dire, che palle, quindi sono dovuto venire fino a qui. Gli consegnerò tutto sperando che me lo facciano. Tempo stimato 3-4 ore. Ok, più o meno tra un'ora potrò dargli il Mac e in 2-3 ore mi fanno il lavoro, quindi... cammino. Bene, se lo tengono per 8 giorni, quindi questo weekly io non so quando lo vedrete. Visto che tanto ormai questo weekly non so quando riuscirò a montarlo e farlo uscire, oggi vi faccio vedere la mia daily routine. Sono le 7:30 e stiamo uscendo. Adesso ti do da mangiare e faccio la live. Dopo il caffè stamattina si va in live e si gioca il gioco delle scimmie. Bellissimo. Ci sono le scimmie che scimmiano e tu scimmi di più. Stiamo parlando di Ancestors. Finita la live si va a fare una bella spesa. Bella. Una spesa. Caffettino. E poi basta, perché avrei dei video da montare, ma visto che non ho il Mac e non posso montare, mi riposo. Mi riposo un po'. Dormo. E magari domani registro. Dai, mi riposo un po' anch'io. Faccio finta di andare in ferie. Faccio la live stasera. Usciamo di nuovo? Vai! Alla fine oggi non ho fatto un tubo. Daily routine del cazzo. Comunque, sono le 11 e tra un'ora... mi sono messo alla sveglia per seguire Nintendo Direct. Buonanotte. Overwatch su Switch. Ok, buonanotte. La luce. Oh, guarda che bella luce che c'è adesso. Nonostante il giorno di pioggia. Pronto la doccia? Guarda te, non puoi fare la cacca in bagno come tutti? Ragazzi, ci siamo. Questa sera io recupererò il mio MacBook e potrò montare questo vlog. Devo assolutamente Mac nello zaino. Stasera si mangia pollo perché lei vuole fare la grassa e io che ero a dieta. Non è vero, però siamo tornati e finalmente torniamo a montare. Domenica mattina e noi recuperiamo il montaggio. Questo è il rap della domenica mattina. Buongiorno. Buongiorno anche a te, Sifone. Sono le 11:46, ma io ho già fame, quindi mangio. E poi... ho capito, sto registrando una clip del weekly, dai, non esce da 3 settimane, che cazzo rompi le palle? E poi monterò tutto il giorno. I video, però. Mi faccio un mini uovo su un mini tegamino. Carino, ma nulla di che. E buon appetito. E andiamo avanti con Sinner. Anche se non ne ho la minima voglia dopo l'ultimo episodio. Sono passate quasi 3 ore e io non ce la sto facendo, ma ci sto credendo tantissimo. Ce l'ho fatta, sto vedendo ora il finale come Dark Star Games. Ma che cazzo? Wow! Ed ora andiamo verso Milano. E la macchina mi ha appena avvisato che ho il liquido cristalli basso. Siamo partiti.
Ma si è accesa? Sì, sì, sta registrando sotto, c'è la luce. Non metto la luce davanti perché poi dopo, se sto riprendendo un vetro, mi lampeggio di rosso sul vetro e me la fa sì, un professionista vero, te lo vedi? Stiamo andando a Milano a vedere l'anteprima di Will Smith con Will Smith. Chi l'avrebbe detto? E vabbè, abbiamo 2 ore e 20, manca il liquido dei tergicristalli e il gasolio, quindi adesso invertiamo le cose. Siamo arrivati a Milano, siamo arrivati davanti al cinema, se non ci mettono sotto, adesso ci ficchiamo un'anteprima. Ci ritardano il film dalle 11, sono diventate le 2 e quindi ci stiamo facendo un giro in questa bella Milano. Ma aspetta, qui non è dove Galeazzi... È l'ufficio lì. Ora finalmente ci siamo e vediamo quest'anteprima. Siamo qui da Top Sushi, un all you can eat, speriamo bene. Adesso se smette di fliccherare, non smette, vediamo cosa ci portano. Quantità decisamente poco, poco generose, ma veramente poco. Brilla qua. Porca troia. Mi ero dimenticato la telecamera in macchina, ma per fortuna sono venuto giù per mettere il liquido che abbiamo finito, quindi vi ho recuperati.